Adesso te ne dico un'altra. Dal Gazzettino, no, sbagliato, da Repubblica del 27-12-97. La tesi è Dan Hammer, capo del settore genetico del National Cancer Institute americano. Lesbiche si diventa. Sta gente della sessualità femminile non ha capito un cazzo. Insomma, anche definire così, guarda Sì, che era ma pazzi, infatti, definire. questi non hanno capito niente, non hanno capito. Non hanno capito le infinite variabili delle percezioni che hanno le persone. Variabili, eccole, le variabili che Andiamo sono le prime cose della scienza, sono riconosciute le variabili, sono importantissime. avanti. Gli amichetti violenti. Gli amichetti della Repubblica del 27-12-97. Gli amichetti violenti. Questo non ve lo leggo perché questo entrerà a far parte del lavoro del crogiolo del male. Che cos'è il crogiolo del male? Allora, nell'ultima assemblea degli speaker ho parlato con una speaker. E l'ho vista dietro, cioè ho visto cosa aveva distrutto, cosa aveva saccheggiato la sua psiche. E allora a questo punto ho detto: Claudio, tu hai sempre parlato male del clero, dei preti, hai parlato di tutto quanto, hai definito il male, ma è il male specifico, il male di tutti i giorni, quello che viene a saccheggiare gli esseri umani. Abbiamo mai parlato di quel male, di come si costruisce giorno per giorno il male nelle singole persone? No, di questo non abbiamo mai parlato. E allora ho cominciato a lavorare dietro al crogiolo del male. E vi leggo soltanto un pezzettino tratto da una mia amica. Una mia amica, sì, sono tutti amici miei, quelli che vanno a cercare la verità nelle cose. Un maschio che bellezza, femmina la primogenita, femmina l'altra e la terza, femmina ancora, e adesso è nato l'erede e guardava teneramente mia madre e mia madre fu redenta. E ancora, dopo che l'erede fu nato, un che di grandioso si aggiunse alla fisionomia di mia madre, avendo generato il sesso opposto, il suo viso acquistò in sicurezza e nobiltà, perfino oggi il viso di mia madre. Domani compirà 3/4 di secolo e festeggeremo il suo compleanno all'ombra della morte. Non è semplicemente disfatto dalle rughe. Un viso materno, imponente e tenero, sigillato dall'orgoglio di mio padre e della madre di mio padre, e dei fratelli paterni e dell'intera ascendenza maschile della nostra stirpe e società, e di lei stessa infine è il viso della madre di un uomo. Così la parola femmina, col suo suono dall'alto in basso, si impresse sopra di me come un marchio, il marchio sociale della subalternità. E infine, cominciai a rosicchiarmi le unghie con accanimento selvaggio, fino a farmele sanguinare, e sempre immersa in quello stato d'animo, rindioso succhiavo, inorridita e deliziata, il sangue che rigocciolava. Me lo intinsero in una sostanza amara come il fiele, che si chiamava Aloe, se ben ricordo, e io mordevo più a fondo, e il sangue spillava più scuro e più rosso. Me lo intinsero in tintura di iodio. Non a caso nell'unghiano infantile l'ho chiamata tintura d'odio, acre e marrone, ma non così disgustosa. Al fine mio padre giurò che me l'avrebbe ficcata nella Decidete voi. Da allora non ho più smesso questo vizio, nel quale gli psicoanalisti rintracciano una rabbia del bambino per la mammella sottratta, una difficoltà nello svezzamento e insomma una richiesta d'amore prostrata. Mentre le delicate pelli intorno all'unghia, più volte lacerate, si infiavano, trovai al rancore un altro sfogo nella disobbedienza totale e assoluta. Quasi risento i battiti protettivi del cuore, il furibondo senso della rabbia che si placa, a stento alla vista dei miei genitori disperati, che si scambiano mutuo occhiate di soccorso. Ed ecco il corpo di mio padre comincia a vivere, a quest'epoca per me. Le sue mani, dalle palme spesse e larghe, le dita grosse come catocci, calano strafilanti sulle mie gote. Interi giorni ne porto il marchio. 5 strisce rosse aperte mi scottano le rabbia e rinnovano l'insubordinazione. Non passa giorno che la mano massiccia non si schianti sul mio viso, fra le grida di paternità offesa. Io tengo il mento alzato, ridacchio persino. Ti ucciderò, grida a volte mio padre, ti massacrerò di botte. Mia madre in un angolo torce gli occhi gialli, di qua e di là. Fiata appena, quando è troppo tardi. Il ciclone ha già spezzato tutto dentro di me, ha lasciato mio padre ansante, la ammazzerà una volta o l'altra. Ma si butta al collo di mio padre e geme, è perversa questa bambina. Io non ho la forza di educarla. Concludendo, è un maschiaccio, geme mia madre, guardandomi come se, se non le appartenessi neppure. Una volta mi guardò fissa e soggiunse: Ti devono aver scambiato nella culla, figlia mia.
È un maschiaccio, ma io la dormirò con la frusta, esclama mio padre. E le palme massicce delle mani pesanti si gonfiano scarlatte e fischiano nell'aria e calano da un'altezza scottante. Occupano il mio intero viso, le palpebre gonfie, il pungente rossore invadono l'intera stanza. Il pollice rimbalza sul soffitto con un tono sordante. Il mignolo gigantesco picchia sul terreno, che vibra, mentre io mi piego sotto la raffica, in giù, trascinando le ginocchia contro lo spigolo del mignolo di mio padre. Questo fa parte del concetto di male, fa parte di come si distrugge il divenire di una persona. E il divenire di una persona può essere distrutto dalle piccole cose e dalla quotidianità delle piccole cose. E ci lavorerò a questo concetto del male, ci metterò alcuni mesi, ma ci lavorerò ancora. All'insegnamento sistematico delle piccole cose, molto importante questo, eh? Esatto. Perché è la goccia che taglia la pietra, eh? Salve! E sono arrivate altre persone. Sì, beh, non dico neanche il mio nome. Se poi conosce Claudio. Sommi. A voi venite a Torre. Va davanti ancora. Moglie del di Gian. No, davvero, non c'è in macchina. Molto molto bene, anche Marco è venuto a trovarci in trasmissione e già sono molto contento, grazie Marco, guarda, sono veramente contento. Va bene, andiamo avanti ancora con la nostra rassegna stampa. L'Islam sia in Italia la seconda religione di Stato. Oh amici miei, qua non esiste religione di Stato in questo paese, ognuno fa la propria religione, ognuno segue il proprio credo. E purtroppo le religioni sono anche delle strutture di pressione sociale, questo è un dato di fatto, la più grossa lo sapevamo è il cattolicesimo, però per me l'Islam non si permette neanche di chiedere di essere una religione di Stato. Sì, è chiaro che gli islamisti seguono la loro trasmissione, dicano quello che pensano, facciano quello che desiderano, per me va bene, ma che non si permettano mai di aver questo. Bene. E infine l'ultima notizia, che c'è stata una piccola discussione fra me e mia moglie. Cioè, mia moglie dice, meglio sempre il soccorso pubblico. Io, no, mai ste cose. Ma sai, forse è meglio, dice, che il pubblico controlli. No, assolutamente. Abbiamo divergenze diverse, e guai se non fosse così. Claudio, dimmi. A proposito di quello che stai dicendo adesso. Mio fratello è stato ammazzato proprio dal pubblico soccorso. Sì. Un colpo di frusta, hanno voluto portarlo al traumatologico di Vicenza e mi è morto sulle braccia. No, ma quello che sto parlando, questo è comunque roba. È sempre il soccorso pubblico. Quello che dico io sono un modo di vedere il sistema sociale. Tutte le persone hanno le loro idee diverse, capisci? Certo. Io sono radicale su alcune cose. Vietato in Egitto mutilare il sesso delle ragazzine. Io ho detto alleluia. Mia moglie ha detto cazzo, ma se non lo fanno i cosi pubblici arriveranno sempre dalle marrane a farlo. Li faranno sempre i sciacalletti. Allora mia moglie dice, ma forse non è meglio che lo faccia il pubblico invece che lo fa. Io invece dico no, se è meglio che non che sia, meglio soffrire per 50 certo, anni e dopo certo. Cavarlo via. È sempre una visione del futuro, capito? Ma però vedi che è sempre collegabile il discorso. In tutti i sensi, se vuoi, se hai la pazienza di collegarlo. È sempre collegabile, perché lascia le scelte ad ognuno, no? Ma sai, qui si tratta di strappare il clitoride alle bambine. È una cosa, per me è una roba, una delle più squallide sporche che siano. Non è accettabile questo, capito? In Egitto stanno facendo la guerra con i musulmani per riuscire a equilibrare questo. È una guerra in corso, è una guerra durissima. Ognuno ha un po' la sua ricetta, capisci? E ognuno vorrebbe fare delle comunque cose. Comunque la fretta fa sbagliare parecchie cose, eh? Tante volte anche nel soccorso, in senso globale, in senso generale, il soccorso, proprio la parola soccorso, attento a soccorrere, perché fai peggio, comunque sbrego e disegnoate, no? Attento, va pian. Perché o sei sicuro matematicamente di quello che fai, altrimenti vai ad aso, perché la natura è maestra, Qui morti devi prendere. Ecco, è tutto collegato. Sono d'accordo con te, quando si ha una posizione, no? E mi sono molto radicale, sono molto tagliato col corteo, capisco. Per cui mi capisco che la mia posizione può essere troppo radicale. Però davanti a certe cose mi dico, se si soffre 60 anni si può cambiare le cose, capito? Per prima dico,
Però è chiaro che anche a me dico cassai, cioè non è che io non posso dire cassai, amico, la mia visione, certo, che è assoluta, cioè è certo, tagliata, certo, capisco. Certo. Per cui non è detto che la mia visione sia quella giusta, ma è quella che dico mi. Poi, chiaramente chiunque può avere una visione diversa. Guai, l'importante è non far violenza sull'altro. Importante è che non fuse ste robe. Perché purtroppo, talvolta per fare il bene degli altri, quale è il bene? Vedi, io ho una teoria, vedi, io ho una teoria, Giampaolo, e io dico questo. Se Eros, se il sesso venisse accettato per il sesso, cioè la libertà sessuale fosse assoluta, cioè non ci fossero costrizioni, si potrebbero bloccare la nascita, no? Cioè si potrebbero bloccare le nascite, abbassare la popolazione a un livello più decente, senza offendere nessuno. Purtroppo il sesso è uno strumento di controllo, è uno strumento di violenza. Sì. Allora, cos'è che si può fare? La mia posizione è estremista. Quello che c'è adesso non è bello. Si può cambiare un fiore alla volta. Si può fare quello che abbiamo detto prima come Pagani, va ben così, però cerchiamo di versare un fiantino alla volta, capisco? Però faremo sempre dolore. Non è che non facciamo dolore. Anche la libertà in fondo è un percorso di dolore. Comunque il fatto di interferire su determinati problemi anche sociali di questo genere, vada bene che quello che riesce a interferire si assume una responsabilità. Non... È quello che ho detto prima. Quando prima ho detto un missionario non si può permettere di non sapere cosa fa, questo vale anche per me, chiaramente. È chiaro, cioè non è che le cose siano diverse, capito? Perché puoi far proselitismo. Una cosa è sicura, che il cancellare una fede può essere male, ma è molto più male inserire una fede in una persona. Attenti, perché se tu sradichi una fede, quello può rifarsela, ma se tu inietti, cosiddetto, un vaccino o un qualcosa, diciamo, a livello mentale... Oh, guardate, se avete qualcosa da dire, è una responsabilità tremenda, Marco. Se volete dire qualcosa, qui ormai siamo 1, 2, 3, 4, 5, terribili, Se mai sta guardando. Perché secondo te il paganesimo è morto? Tanti anni fa. Perché è morto? Il paganesimo è morto, prima di tutto perché non aveva consapevolezza del male. Secondo, perché lo aveva già ucciso Cesare Augusto. Terzo, perché sono arrivate il paganesimo misterico, cioè tutte Mitriade, Dioniso, Adone, gli Eleusini, cioè tutti quelli che erano le religioni misteriche che hanno permesso di far concepire l'esistenza di un Dio. Dopodiché c'erano delle necessità di controllare le persone, faceva comodo all'imperatore. Dopodiché, insomma, tutta una serie di fattori e la non consapevolezza del fatto che avevamo un Dio che veniva dentro. Perché tu pensi a Roma, no? C'era una divinità come il Genio, no? Genio era una divinità romana, forse una delle prime, l'unica divinità veramente romana, che non è altro che quello che era il greco Daimon, cioè il Dio dentro. Bene, Daimon, il Dio dentro greco, è stato trasformato in demonio. Quello che Gesù scacciava, no? Per cui non era più il Dio, cioè Gesù scacciava il Dio dentro. Infatti la gente che aveva qualcosa, un fuoco, che bruciasse, aveva il demonio da scacciare, insomma. E i romani avevano invece Genio. Il Genio gli ha messo in ginocchio le persone davanti al genio dell'imperatore. Cioè Genio è il Dio che ti cresce dentro, capisco? Però gli ha messo il genio dell'imperatore diventava un Dio e ti metteva in ginocchio le persone. Cioè c'è stato tutto un processo prima dell'arrivo del cristianesimo che ha distrutto il paganesimo, che ha distrutto il concetto del paganesimo e che ha messo in ginocchio persone, per cui quando arriva il cristianesimo si era già pronti, insomma. Dopodiché le guerre militari, gli estermini, dopodiché questo, dopo distruggi i ricordi, distruggi cosa significava una cosa. Allora, quello che sto dicendo io, per esempio, dei paganesimi, no? È importantissimo, perché io vi sto dicendo cosa c'era dietro a sentire pagano, non l'immagine, non la statua, non, Venere è una statua bellissima, perché io la percepisco come immagine bella, perché è il mio modo di relazionarmi col mondo, per cui se raffiguro una cosa bella, però non è una donna bella Venere, è un fare bello, cioè un modo di essere bello, capisci? È il venerare, è il coccolare, l'ottenere le cose mediante fascino, capisci? Cioè io do delle cose a te e tu stai bene, per cui sei in situazione d'animo favorevole a me.
Questo è l'essere Venere, capito? Cioè io aiuto il tuo percorso e tu sei in condizione d'animo ben disposto nei miei confronti. Trasmettere le sensazioni che io ho in questo momento, perché può essere anche piacevole, però in quanto ad oggettività stiamo attenti, perché quando io trasmetto un qualcosa a un altro, trasmetto sempre delle mie emozioni. Certo, è qui che sbagliamo. No, ma è giusto, ma è giusto trasmettere se stessi. Quando che l'altro ti dice è il Mosè che ha fatto il Michelangelo, non so, o i dipinti della Cappella Sistina, ha tirato fuori le paranoie del Michelangelo, meravigliose quanto vuoi, ma da qui a metterle sacre, a definirle sacre, siamo pazzi, insomma. Rimane arte, rimane un fatto grafico, pittorico, meraviglioso, perché io sono, per me Michelangelo è un dio nel campo dell'arte e per me è il maggiore in assoluto, però da qui a far credere quei suoi dipinti sacri, quando li hai benedetti, siamo matti, a parte che il benedire è già una pazzia per me, perché tu benedici un qualcosa che è perfetto. Questo bicchiere, indipendentemente che è stato fatto dall'uomo, è perfetto perché esiste da lì. Che tu puoi farci le paranoie sopra con l'acqua santa non significa niente. Zitto! Marco, di qualcosa. No, mi dico che sei tutti matti qua. Davvero? Sì, sì. Dimmi tutti me. Tutti matti. È un modo per difendermi, perché sennò c'ho uno se contro quattro. Se sapevo che portavo solo degli altri, è stato tutto. No, perché te mi smissi a birra con la spumante. Vabbè, vado anche con dai. No, beh, Gianpaolo, cioè, a me vengo anche perché so che cosa qua Gianpaolo, come se sì, fa un piacere. Continuiamo le nostre discussioni in privato. Perché... Io ho una cosa sola, che non riesco ad accettare tutto quello che mi viene proposto. Come ripeto e l'ho ripetuto e straripetuto, io ho contestato il limbo a mia madre e avevo 3 anni. Se poi non ci credete, io vi posso con la logica affermare che raccontando una storiella a un bambino di 3 anni... ti contesta determinati punti se non sei coerente. Se ricordo che siamo sempre in diretta, il numero di telefono è 049 700 700. Ringraziamo chiunque vuole telefonare, chiunque vuole partecipare alla nostra bicchierata. Vai Gianpaolo. E ora comunque dicevo che si tratta di contestare, e per me proprio la contestazione, e l'ho sviscerata anche se l'avevo dentro latente sempre, l'ho cominciata a esporre qui a Gamma 5, perché Gamma 5, con tutti i difetti che può avere questa radio, a me ha dato non so neanche in percentuale cosa dire. Ricordo sempre il maestro Otello, che per me è stato un maestro, anche se non mi sono mai espresso ufficialmente nei confronti di Otello, dicendo, cioè Otello non sapeva che era il mio maestro, ma io ho appreso in maniera, non so cosa, tutto per me. E questa radio a me ha aperto infiniti orizzonti, fasulli, chiamateli come volete, illusori, benissimo. E forse la vita non è non è illusoria la vita? Cosa è concreta? È quello che è. E noi altri ci basiamo sull'illusorietà perché viviamo a livello relativo e quindi siamo relativi ed esponiamo cose relative e non assolute. Quindi il contestare è proprio dell'uomo, ed è sacrosanto veramente il contestare. Ma guai se non fossi così terribile, ma guardati, nel 98 parla guai del 97, vero? Ma l'anno nuovo, 19, lui parla uguale di... Va bene, va bene, dopo quello che ha detto Gianpaolo, dopo quello che dice Marco, io sto aspettando che arrivi gente, non vedo persone che arrivano, per cui io vado avanti un altro pochino, poi metterò su un po' di musica. Vi leggo Giano, dalle immagini del Sentiero d'Oro. Giano, fondato nel passato, radicato nel presente e proiettato nel futuro. Questo essere è Giano e quanto simboleggiato da questa triade. La trasformazione in relazione al passaggio del tempo e al susseguirsi dei mutamenti, Giano è il personaggio che non si ferma, non ha tempo per riflettere, in quanto costantemente proiettato nell'attimo seguente. È l'attimo seguente che rivela a Giano le opzioni del suo fare, nel presente, ed egli sceglie, agendo grazie agli strumenti che si è dato nei momenti passati. Non è il passato che costruisce e determina il fare nel momento presente, ma è bensì il futuro ad indicare e determinare il fare nel presente, nel momento presente, mentre il passato si limita a fornire i mezzi per l'azione.
La stessa azione nel presente ha come scopo espandere l'individuo fornendogli mezzi attraverso i quali meglio poter scegliere fra le opzioni presentate. Bene, qui mi fermo perché a me è saltata la cassetta e se io non registro non vado più avanti. Dite quello che volete, lascio libero il microfono, ognuno dica quello che vuole. Mia moglie che è in ascolto la saluto, mia figlia che è in ascolto la saluto. Ragazzi, a voi i microfoni. Cioè, io direi una cosa, che dopo quello che tu hai detto e queste trasmissioni che per me sono interessantissime, fin dalla prima trasmissione più o meno le ho seguite tutte, io dico che se c'è qualcuno che deve intervenire ben venga e lo accogliamo, almeno io lo accolgo a braccia aperte, anche e principalmente se mi contesta tutto quello che ho detto. Veramente a questo punto, ma lo abbraccio veramente di cuore, proprio se mi contesta tutto quello. Noi abbiamo avuto parecchie offerte, cioè ho avuto parecchie offerte per trasmettere anche da altre radio, però le altre radio mi fornivano una trasmissione, due trasmissioni, cioè piccoli spazi, mentre Radio Gamma mi ha accettato di darmi una trasmissione continuativa dove ho potuto fare un grande discorso, perché in fondo fa 13 mesi, 14 mesi che trasmettiamo, no? 14 mesi che trasmettiamo. Quello che voglio dire, si è stato in varie volte di confrontarsi con dei teologi, perché qualcuno, sai, Guy Spisse, no, in realtà sono tutti scappati. Perché si è scappati? Perché il nostro modo di vedere le cose non è sottomesso. Certo. Cioè, se un teologo gli dici, tu dico per me, è niente, è un... Scalfaro ha detto ieri sera, se avete qualcuno ha ascoltato il discorso di Scalfaro, è che ha detto... Anche dopo 100 anni un omicidio è un omicidio, cioè, un assassino è un assassino. A proposito di cose sue, non è importante, ma questo è un principio generale della giurisprudenza, capito? Certo. Cioè, se tu hai ammazzato qualcuno 2000 anni fa, sei comunque un omicida. Per cui, se io non ho sottomissione al Dio dei cristiani, quello che loro mi hanno imposto 100 anni fa, 200 anni fa, 300 anni fa, 400 anni fa, quando quelli come me non si potevano difendere, per me è reale, capito? Allora, se non ho sottomissione, tu non sei più nessuno. Io mi chiedo una cosa, però, no? Tu hai parlato di 2000 anni fa, ed è sempre la data fatidica alla quale noi ci riferiamo sempre, quasi fosse la punta di diamanti di 2000 anni fa. Ma io mi chiedo, prima di 2000 anni fa, cosa c'erano, larve o uomini? E se erano larve le quali hanno generato l'uomo... ipoteticamente, perché le ipotesi possono essere milioni di ipotesi, allora quelle lì erano proprio da buttare tutte, insomma. Solo noi altri da 2000 anni a questa parte abbiamo la verità assoluta, presente, quello, e vivano, gli altri erano sfigati. Quello che stiamo dicendo adesso non è registrato e non resterà traccia, perché ho finito la registrazione e mi sono fermato. Forse a casa mia qualcuno sta registrando. No, io vorrei dire questo, l'essere umano esiste da miliardi di anni, cioè centinaia di milioni di anni, sotto forme diverse. Non è importanza quale fosse la nostra forma. Quando noi siamo usciti dal brodo primordiale, che strisciavamo nel fango, noi eravamo sempre esseri umani, cioè eravamo il primo acchito. Oh, vediamo. Pronto? Certo che è tutto registrato, eh? Perfetto, okay. Grazie mille. Niente, ciao. Ciao, ciao. Questa era mia figlia che diceva che manteneva le registrazioni. Sei un tesoro, Manu! Sei grande! E anche la mia moglie, naturalmente. Ma erano non rispettabili questi? No, quello che voglio dire io era che tutti questi esseri venivano da allora. Come si può pensare che 10.000 anni fa, no? Cioè, dopo un essere che è venuto milioni di anni, avesse paura del fulmine del temporale? Cioè, come si può pensare questo quando l'uomo è nato all'interno dell'atmosfera, è nato all'interno delle manifestazioni temporalesche, eccetera? È chiaro che sapeva come comportarsi, sapeva mettersi sotto l'albero, mettersi sotto la roccia o proteggersi. Cioè, non può essere considerato stupido perché non aveva i mezzi. Così mio nonno, quando è venuto fuori dal brodo primordiale, lui tentava di espandersi, di crescere, di vivere, di soddisfare i suoi bisogni. Cioè, queste tensioni che abbiamo noi ora, c'erano anche allora. Cioè, non possiamo dire che quello è stupido mentre io sono intelligente. Io non sono intelligente più di io. Quello che voglio dire. Ho più cervello di quando sono uscito dal brodo primordiale, ma perché mio nonno mi ha costruito. In un altro tempo. Esatto. Ecco. Siamo in un'altra situazione. Però da 10.000 anni a questi anni il cervello non è molto cambiato. Volevo dire una cosa, no, Claudio?
tempo addietro, fino a pochissimo tempo fa, io separavo continuamente il cosiddetto sacro dal profano, la spiritualità dalla materia, eccetera, e separavo soprattutto il progresso dall'evoluzione. Perché è scritto anche su determinati libri. Non lo accetto più questo, e ti dico perché. Non lo accetto più per il semplice motivo, e non è che sia giusto quello che dico io, può darsi sia sbagliato, ma per me va così, cioè non accetto più di separare l'evoluzione dal progresso. Perché? Per una cosa molto semplice. Tu immagina, noi lo accettiamo il progresso, adesso parliamo a livello terra relativo, e lasciamo stare un momento la spiritualità. Lo accettiamo il nostro progresso o no? Discutibilissimo quanto vuoi, certo. Però più lo discutiamo e più lo adoperiamo, sì, a cominciare da me, che lo infatti, discuto. Stiamo parlando ai microfoni, 50 anni fa non c'eravamo. Altrimenti siamo farisei, come diceva Gabri. Senti, no, io per primo. Io per finito primo. Bacco qua, E allora io dico, no? Come accetto il progresso, adesso andiamo nel campo dell'evoluzione. E a livello evolutivo allora dentro c'è sia la filosofia, la religione e tutto il resto, che secondo una certa logica filosofica l'evoluzione va sempre su mentre il progresso giustamente va su e giù. Però pur andando su e giù io penso che vada gradualmente anche in ascesa, quantunque abbia degli alti e bassi, perché non mi direte che anche 100 anni fa c'erano gli aerei che ci sono adesso. Ora, adoperare un linguaggio o adoperare le menti di quei, sia pur cervelloni, al tempo di Socrate o prima ancora, che noi altri riveriamo tanto, con tutto il rispetto per allora e come calandoci in quei tempi, erano meravigliosi, però adesso, con tutto il rispetto, metterli a confronto di un Einstein, non è mica cretino Einstein, eh? Non credo. No, ma sono cose perché, diverse. Sono cioè, diverse, ma non posso io permettermi adesso, a questo tempo, perché metto, separo, perché da Aristotele abbiamo separato sempre tutto il buono dal cattivo, l'alto dal basso, eccetera. Separiamo, separiamo il progresso dall'evoluzione. Però mi sembra che venga separato sempre quello che fa comodo a noi altri. O sbaglio. Facciamo un esempio. Cerchiamo di essere sinceri qui. Giampaolo, facciamo un esempio. Noi abbiamo il progresso, no? Abbiamo la penicillina. La penicillina diminuisce quella che è la selezione naturale. Sì. È vero o no? Sì. Per cui quello che è la selezione naturale viene variata. Noi non sappiamo più, fra 150 anni, con l'emissione della penicillina, quale tipo di umanità avremo, proprio perché abbiamo variato la selezione naturale. Cioè, quello che mi voglio dire è che l'essere umano ha le mani per costruire e fa parte della natura, cioè la natura ha permesso all'essere umano di evolversi proprio perché ha le mani, certo. Proprio perché può trasformare e saccheggiare la natura. Esatto. Attenzione, esatto. Cioè, noi abbiamo il diritto di saccheggiare la natura, però il saccheggio della natura va contro noi. Perché se noi altri dovessimo, sta attento, distruggere l'aria, fare in modo che diventa H2O, cioè anidride carbonica, sì, sì. Noi morimmo. Certo. Ma la natura non muore, perché i batteri continuano a esistere, virus, nel giro di 300 anni, di 3000 anni metti, esiste ancora le forme di vita. La natura tu non vuoi sempre. Che io mi prostri di fronte al sole o di fronte alla natura, devo prostrarmi di fronte attenzione, a attenzione, allora, fermi tutti, sono arrivati. Sono arrivati i nostri amici musica sono arrivati e noi qui finiamo la trasmissione, chiedo a casa di bloccare la registrazione, buona trasmissione a loro, questa trasmissione magia, stregoneria, paganesimo, ricordo che alle 19 saremo ancora in radio per continuare la trasmissione, leggerò il libro dell'Anticristo, le ultime parti della quarta parte del libro dell'Anticristo, arrivederci e a risentirci alle ore 19.